Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Cari cittadini e cittadine del Municipio 7 di Milano, chi ci segue, amici di City Report, ecco, sempre all'interno di questo campo rom che dice si sgomberato, troviamo una bella cucina. Ma voi mi potreste dire, ma questa roba magari è qui da tanto, ma guardate qui, abbiamo anche tutte robe fresche, il pane, lo sbucciapatate, il riso, come sempre non ci mancano mai i coltelli. E qui ci sono le brande, ci sono anche le scarpe, i vestiti. Chiaramente questa è una di quelle capanne che è vissuta. Guarda cosa mi hai fatto, comune. Tu dove abitavi? Cioè, tutte, qual era la tua? Quello qua. Tutte bollette l'ho pagato. Ero un anno schiavo. Anzi, non sapevo quello. Io ho due figli. Non sapevo quello che erano affidati comune di Milano, Larga Treves, okay, e sotto servizi sociali a Baggio. Dal 99 non hanno fatto niente. Per quello devono andare al tribunale internazionale con me. Non li voglio qua denunciare, io sono cittadino sloveno, li rovino là. Io l'ho detto loro, sempre mi promettevano casa. Adesso dicono casa non c'è, perché io non l'ho fatto domanda, è fatto figlio che è sordo muto. Dicono che c'è punteggio troppo alto, a parte dicono che c'è troppi soldi in banca, che c'è tanti soldi in banca, figlio sordo muto. Pagamento non c'è, non dicono che l'hanno fottuti. Quello non dicono mai. Tutte bollette l'ho pagato per la casa, ero un anno schiavo, anche grande figlio, 6 mesi, piccolo e minore, stesso così, 2 mesi. E con che persone di merda qua dentro vivevo? C'erano criminali? Ma quelli erano pure pezzi di merda, pure pezzi di merda. Ma guarda cosa hanno fatti! Guardate, quello non è una cosa. Perché le case quando te le andate non erano male qua, Cosa guarda case? Queste casette qua, c'è l'arredamento, scusa, c'è tutto. Ti dico? Va bene che queste le abbiamo pagate queste case qua, Perché io non lo so. E dico, è peccato buttarle via così. Ma cosa l'ho detto prima? Che persone erano qua? Ma purtroppo se nessuno denuncia quello che succede, poi ci si finisce in mezzo tutti, è sempre così, Scusa, io vi dico soltanto quello. Quel pezzo di merda non devono spaccare, se non gli piaceva stare qua, si devono andare via. Invece no, hanno rovinato questi posti, tranquillamente potevano dare persone bisognose, anzi li potevano smontare e portare da là dove stanno grandi incidenti. Diciamo, giusto. Esatto. Non che spaccano, a me mi hanno rovinato vita. Io qua dentro ce l'avevo due camere, cucina, solo che praticamente tutto insieme. Però ero ancora tu stavi bene. Adesso io non volevo neanche firmare. Per 3 giorni dormivo. Sai queste tende verde che stanno qua giù a Bacio, prima comprendi il tangenziale, sì. Fra trattori dentro, da freddo, con non significa niente quella merda che si infilo dentro. Come si chiama quella? Sì, sacapelo. Moglie e figli hanno mandati a via Novara, li hanno mandati via Novara perché c'è l'altro campo lì. Certo. Come che stanno venuti adesso dall'Africa per gli stranieri? Ma perché? Perché pagate voi soltanto questo posto? No, questo posto è stato pagato fino adesso, quanto io so, forse anche oggi, dalla Comunione Europea, però è gestito da italiani.
però i soldi sono sempre delle tasse dei cittadini. I soldi della Unione Europea. Sì, perché io non sono europeo, sì, sono sloveno. Sì, ma sono pagati con i soldi che gli italiani danno in Europa. No, allora, anche noi, questo è un fondo europeo. Va là dentro, da Slovenia, da tutti i soldi. Senti un attimo, tu quanto pagavi di affitto qua? Doc, io? Non era tanto. E quanto era? 99 euro. E secondo te 99 euro, quanto costa una casa di questo? Scusa, ascolti bene. 30.000 euro. Io sono l'ho già parlato ieri con un sindacato. Te hai pagato pieno come che già abiti in una casa popolare dal comune. Ma tu lo sai che ci sono tanti italiani in lista per le case popolari che non riescono ad avere la casa popolare? Ma lei sai, ma lei sai che io sono fatto oltre 10 domande per casa popolare? Invece là non c'ho, cucina non c'ho, salotto non c'ho, una camera grande, porca miseria, come questo intero container, dormo dentro con i miei figli, ormai stanno grandi. Altra parte era stesso così, non c'è niente dentro, non c'è acqua. Dove devo cucinare? Dove devo cucinare? Dove si dorme? Non c'è lavandino per lavare piatti. Io che sono sapevo, per anni mi dicevano a casa, vi do vedere cosa c'ho, quando venite via Novara vi do tutto vedere a parte. A parte quello. Io servizi sociali, che se mi spacciavano questi balordi dal comune via Larga Treves, se spacciavano come educatori e servizi sociali, mi venivano qua, l'ho detto molto bene quando mi hanno detto i sindacati Giacomo Falterona, Piazza Falterona, sì. Mi ha detto casa tuo figlio non danno perché c'è il ponteggio troppo alto e qualche spicciolo di più a banca. Lui è sordo muto, lui a mare non è andato. A vacanza non è andato, è con me. E poi lei potete viverci con 250 euro, quanto è già, non lo so. Guarda che sono tanti però. Potete vivere? No, non si vive, questo allora, lo diciamo da sempre. Guarda che io lo davo mille soldi, questi stanno soldi sui rimasti dentro. Ti devo parlare anch'io però. Scusa, io sono sicuro di una cosa, che qui dentro qualche persona che voleva fare una vita regolare e tranquilla c'è. Regolare? Qualcuno c'era, ma non tanti, gli altri erano tutti... Scusa, io da stamattina... Stamattina si sono alzato, stamattina presto, sono andato in giro, sto già recuperato 6 batterie, l'ho nascosto, adesso venivo qua da Trezzano a casa. Intero Milano, intera via Novara, intero Milano come un cane randagio, sto attraversato Settimo, Cusago, e là da dietro sto nascosto e adesso sto attraversato qua da Baggio, perché oggi è chiuso, venerdì apre, quello che lo vendo batterie vecchie. Okay. Per mangiare, per sopravvivere, mangiare. Allora, mi hanno io l'ho detto loro, ragazzi, come casa non c'è, cosa pensate voi? Dici niente, non c'è altra alternativa, comune non dà niente. Non posso buttare parolacce perché il signore qua altrimenti c'è belle parolacce da dire loro. No, va bene, io l'ho detto, chiamate immediatamente servizi sociali in Slovenia, spiegate cosa mi avete fatto dal 99. Mi hanno abbandonato i figli, mi hanno preso i figli, io ero in carcere. 3 anni e 10 mesi in Sardegna. Mi hanno preso i figli, uno, sono uscito fuori. Ce l'hanno la mamma e i figli o eri solo tu? Perché eri c'è rimasto... anche mamma, bella domanda. Perché scusa, c'è anche mamma, c'è mamma. Però... Quando figlio non mi davano indietro, ho detto immediatamente al tribunale dei minori, mio figlio indietro, vado via. Dici no, è possibile perché per noi stanno cittadini italiani e... Lei se porti i figli via dal Stato italiano vi facciamo denuncia internazionale per sequestro di persona. Così mi hanno detto. I tribunali funzionano così. Ok, pronto intervento? Pronto intervento a Piazza Duomo, servizi sociali, stesso mi hanno detto così. Signor, lei se vuoi avere figlio grande, quello che sono avuto, a casa, devi firmare subito foglio che lo dai anche minore, fino che hai 4 anni di più giovane, d'età. E... vi daremo vostro figlio indietro. Cosa, ce l'avevi in avvocato? Altra alternativa. Ce l'avevi in avvocato? No, altra alternativa non c'era? Certo. L'ho dato. Con aiuto. Che aiutano figli, che aiutano a me, che aiutano a moglie, che mi danno lavoro. Con lavoro non sei mai parlato. Qua mi hanno buttati fuori subito dopo 3 mesi quando il figlio grande è venuto a casa. Finché mi hanno buttati fuori mi hanno messo a parcheggio là. Dove il cimitero, perché c'è un robot? Mi hanno sbattuto fuori. Io sono andato da servizi sociali. A Baggio. È una guerra tra poveri. A servizi sociali sono andato.
appena entrato uno delle persone che ancora vive qui, insomma, sta dicendo che gli hanno sparato nella casa, gli hanno portato via i figli. Beh, lo sentite nel filmato, ma io sarei intenzionato a continuare a farvi vedere delle altre cose. Guardate qui nel retro del campo cosa succede. Ancora macchine, ancora sinistrate, ancora con le targhe, rifiuti, fiamme libere. Guardate le immagini di Paolo Rusconi. Siamo sempre all'interno del campo rom di Moggiano, siamo qui con un amico che adesso si presenta e ci dirà che cosa succede in questo particolare punto appunto del campo. Salve, sono il presidente di Animal King e niente, qua c'è una colonia felina, diciamo che era gestita da chi era qua prima a vivere e niente, visto che qui è stato tutto dismesso, noi proponevamo di fare una fattoria didattica, dove appunto ricoverare animali in difficoltà, così recuperiamo questo degrado che è inammissibile. Ecco, sicuramente è una buonissima idea, dato che le strutture alcune sono ancora in buonissime condizioni e i gatti già ci sono, vediamo le ciotole, insomma. Secondo te quanto ci vorrà per sistemare questa situazione? Ah, io spero nel più breve tempo possibile, basta una volontà politica, quindi... Voglio dire, qua ci sono le strutture, alcune non sono più idonee, ma la maggior parte si possono anche sistemare e intanto diamo un aiuto anche agli animali in difficoltà e alleggeriamo anche delle strutture che ci sono in città che sono un po' al collasso col fatto anche del Covid, che ci sono animali purtroppo rimasti orfani. Ecco, non dimentichiamoci che la situazione Covid colpisce anche gli animali e non solo le persone. Adesso proseguiamo, grazie Roberto, grazie e mi raccomando, chiamatelo, vedrete il suo numero in sovrimpressione per qualsiasi aiuto o partecipazione, va bene? Certo. L'ultima immagine che vi vogliamo far vedere, oltre tutte quelle che avete visto, è per dirvi che anche qui il tempo scorre e a Capodanno con i fuochi d'artificio, nonostante fosse vietato, si sono divertiti parecchio. Cari amici, lunga puntata di City Report, come avete visto, movimentata, è venuta qualcuno a farsi vedere, ma ha trovato noi, ha trovato anche Fausto che gli ha dato anche delle risposte. Sicuramente questa situazione del campo è veramente intollerabile, è per lo spreco di denaro e per i metodi che vengono denunciati anche da queste persone che si dicono regolari, poche qua dentro. Fausto, come la vogliamo chiudere questa puntata dal campo rom abbandonato o di Moggiano? Con tanta amarezza, perché il signore che abbiamo appena sentito ha denunciato addirittura di essere stato coinvolto in minacce, in colpi di pistola esplosi con tanto di foro nella sua ex casettina. E questa è a dimostrazione che certe politiche sociali in parte possono anche funzionare. Il problema è che poi diventa terra di nessuno, perché qualche etnia ne prende sopravvento e poi ti spara in casa per farti andare via la guerra tra i poveri, come dicevamo, con Tullio Trapasso. Va bene, un saluto a tutti, sono sempre con noi Aurelio, Ernestina Ghilardi, Roberto e gli altri nostri amici, alla prossima puntata, per oggi dal Municipio 7, Campo Rom di Moggiano, chiudiamo qui. Alla prossima! City Report!